adesso iniziamo la processione verso la chiesa per segnalare anche il significato l'anno giubilare. La stola. Fate spazio. Andiamo avanti. Di qua. L'associazione dietro. Con valore posso le associazioni. Parte del figlio dello Spirito Santo. Ha paura. Procediamo. I cantori possono iniziare il canto. Inchinatevi. Le bandiere andate di là, però dopo vi mettete dietro, fate più spazio. Corteo liturgico, la croce, cattivieri e ministri. Giassudina. Thank you.
Guardi, che la manella si è fatta di qua. Fate spazio a destra e a sinistra per accogliere il cardinale col corteo liturgico. Dopo piano piano poi entreremo in chiesa, un po' di disagio perché siamo in tanti, tanto se la chiesa può. Siamo alla porta della chiesa madre di Marano, la parrocchia San Castrese, perché vogliamo anche celebrare il nostro giubileo, il giubileo della città di Marano, con presenti anche i parroci della città. Oh, questa apertura della porta vuole indicare le quattro porte che si sono state aperte, già tre, ma un'altra sarà tra poco aperta, e che hanno un significato molto importante per il rinnovamento della Chiesa, della nostra fede e della città, della diocesi di Napoli. È stata aperta innanzitutto la porta San Gennaro, quella della solidarietà, Gennaro che salva Napoli dalla lava del Vesuvio. Porta Capuano, la porta della legalità, implorando la legalità nella politica, nelle imprese, nella vita comune, nella vita di ciascuno di noi. E Marano ha tanto bisogno di legalità. È stata aperta la portata, il valore della cultura vera, quella che ci educa alla vita buona del Vangelo, come i nostri vescovi hanno indicato nel documento che hanno donato a tutta la Chiesa italiana. Poi sarà aperta la porta Vandolara, le torri della fede, perché possiamo avere fiducia e accogliere gli altri come fratelli e sorelle. E quindi aprendo questa sera la porta della Chiesa Madre di Marano, noi intendiamo celebrare stasera il nostro giubileo, perché possiamo poi andare per le strade del mondo per annunciare il Vangelo, per una nuova primavera di fede, di speranza e di carità. E quindi adesso simbolicamente Sua Eminenza batterà alla porta della Chiesa che si aprirà, perché noi possiamo entrare per celebrare l'Eucaristia e raccogliere attraverso la celebrazione la forza e poi andare a testimoniare il Vangelo. Canto. Del Signore è la terra, del Signore è la terra, e tutto quello che contiene,
mano del mondo. Metti la mia. No. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Sedete quelli che hanno la possibilità. Viviamo in atteggiamento di grande raccoglimento questa celebrazione. Evidenza, questo incontro della comunità con voi questa sera è stato motivato dalla benedizione del monumento dedicato a Giovanni Paolo II, ma vuole essere anche l'occasione, come abbiamo espresso attraverso l'apertura della porta della Chiesa, per vivere insieme questo grande evento del Giubileo da voi intento e che sta dando alla nostra diocesi un rinnovato slancio di fede viva e operosa. Questa grande spinta pastorale che ha interessato maggiormente il centro della città e ha visto come protagonista principale voi, pastore fervido e instancabile, va ora estesa e incarnata in ogni angolo della diocesi da parte dei decanati e delle singole parrocchie, cercando forme e modalità più adatte al territorio. Tutto ciò comporta una conversione della parrocchia e che divenga sempre più una parrocchia che vive la comunione, sollecitando la partecipazione e la responsabilità di tutti i suoi membri. Una parrocchia che si incarna nel territorio, facendosi carico di tutti i problemi umani che accompagnano la vita del popolo. Una parrocchia che annuncia il Vangelo, radicando l'annuncio nella realtà vissuta, con una presenza missionaria, annunciare il Vangelo in un mondo che cambia. Una parrocchia che denuncia come voce profetica, in difesa dell'uomo e della sua dignità, ogni forma di sfruttamento, di condizionamento sociale, di ingiustizia e di paura. E la difesa dell'uomo si estende anche alla salvaguardia del territorio, luogo vitale per la salute di tutti. Una parrocchia che accompagna come luogo di educazione e formazione attraverso la pedagogia dei segni, che educa alla vita buona del Vangelo. Evidenzio, questo mandato missionario che ci avete affidato il giorno 14 settembre, inaugurando l'anno pastorale, come avete ribadito, non è qualcosa di nuovo, ma la novità e la diversità che ci chiedete è lo spirito, lo stile giubilare con cui dobbiamo vivere l'impegno ecclesiale. Ci chiedete uno scatto di orgoglio missionario, una nuova vivacità pastorale, capace di superare il semplice quotidiano, per aprirci alla novità dello spirito che ci spinge a realizzare una vera e autentica rivoluzione dell'annuncio del Vangelo. Un annuncio che deve partire da Cristo, incarnarsi nella Chiesa, serve il missionario del Vangelo e raggiungere tutto l'uomo e tutti gli uomini. Nella scia del Giubileo biblico, il nostro Giubileo vuole essere il recupero di una rinnovata relazione con Dio, con il creato, con i fratelli. Come ha scritto Giovanni Paolo II, per il quale siamo qui riuniti stasera, questa è l'ora di una nuova fantasia della carità, che si dispiega nella capacità di farsi vicino e solidale con chi soffre. La carità delle opere assicura una forza inequivocabile alla carità delle parole. No, millennio ineunte. Eminenza, questa sera ci direte andate nel nome di Cristo e portate a tutti l'annuncio che il Figlio di Dio è vivo ed è presente in mezzo a noi. Ci precede per le strade del mondo per costruire insieme con noi, nelle nostre città, la civiltà dell'amore che si edifica sulla pace e sulla giustizia. Lo spirito del Giubileo è spirito di verità, ci dice che insieme possiamo farcela, insieme, in piena comunione col Signore, tra noi, con voi nostro pastore, sotto la guida dello Spirito Santo, in obbedienza a questo mandato di Cristo, del quale siete vicario, cammineremo in novità di vita, sorretti dalla grazia di Dio e dalla vostra paterna benedizione. Grazie Eminenza per essere con noi stasera.
e sorelle, ci prepariamo alla celebrazione dell'Eucaristia, nostro incontro con Cristo, che su questo altare adesso si fa vivo nella sua umanità, nella sua divinità. Vieni ad abitare ancora una volta in mezzo a noi. Lo facciamo dopo aver aperto simbolicamente la porta di questa chiesa, di questa città, diciamo pure di questo decanato. Perché? Perché la porta è Cristo. Cristo è la vita, Cristo è il fondamento della nostra fede. Allora, nello spirito del Giubileo, che chiama tutti a spalancare le porte perché Cristo possa entrare e regnare, noi vogliamo abbracciare questa sera l'intera comunità di questa bella città di Marano, ma anche di tutta la nostra diocesi, e ci prepariamo con tanta umiltà, chiedendo perdono al Signore delle mancanze che abbiamo commesso. Confesso a Dio, voi fratelli, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.